Severo Librario, sempre esponente noto del Forum dei Volenti per l'Acqua. Intanto, buongiorno, anche se non so se ci sia qualcosa di buono in questo giorno. Sì, no, diciamo che mi scuso in partenza perché sono particolarmente incazzato e non mi sta sbollendo, per cui scusate il tipo di intervento che farò. Intanto, diciamo, faccio prima il consiglio, cioè in realtà intervengo sullo specifico inquadrando praticamente il paradigma dell'acqua all'interno del problema della democrazia. È già stato detto, praticamente questo è un paese che è stato derivato di democrazia. Noi viviamo ormai, non si può parlare di un deficit democratico. Il concetto di democrazia reale è stato totalmente cancellato. Viviamo praticamente in un meccanismo in cui gli unici che vengono estromessi dai luoghi delle decisioni sono i cittadini. Le cosiddette riforme che vengono portate avanti, la gestione di tutti i servizi, siano essi a rilevanza industriale o meno, saranno fatte in questo paese da istituzioni che non hanno nulla di democratico, che non sono né sotto il controllo né elette dei cittadini. Questa è la situazione che ci troviamo di fronte. E in realtà, ad esempio nel Lazio, noi come Comitati dell'Acqua abbiamo costruito un piccolo inciampo alla macchina che sta procedendo, la macchina gloriosa che sta procedendo sul piano delle privatizzazioni. Abbiamo costruito la proposta di legge numero 5 di pubblicizzazione dell'acqua, l'unica legge di iniziativa popolare mai approvata in Italia, l'unica legge che ha recepito il risultato del referendum del 2011, ed è l'unica legge, l'unico inciampo, l'unico sassolino sulla strada disegnata dal governo Renzi, su cui Acea S.p.A. ha già determinato i vantaggi e i risultati economici che intende ottenere, della spartizione della gestione del servizio idrico nelle quattro grandi utilizzi del paese, in cui poi oltretutto appunto la parte del Leone spesso è esattamente ad Acea. La legge 5 della Regione Lazio è il sassolino che sta ancora in piedi. In questo momento probabilmente stanno passando con lo schiacciasassi per eliminare anche questo sassolino, ma al momento sta ancora là. Ed è l'unica cosa sul piano istituzionale, a livello nazionale, che comunque si contrappone alla marcia trionfale della privatizzazione, della cessione dei servizi pubblici, che significa la cessione di quelli che sarebbero i diritti dei cittadini, agli interessi del profitto, agli interessi del mercato. E non a caso la legge 5 della Regione Lazio ha tra i suoi effetti un'idea di gestione non pubblica, un'idea di governo non pubblico, ma partecipato nella gestione dell'acqua. L'idea che è praticamente nella legge 5 della Regione Lazio è un'idea che va in direzione ostinata e contraria rispetto ai processi di privatizzazione, in cui le decisioni, in cui il governo non sono nelle mani del pubblico, come è stato detto fino adesso, sono sì nelle mani del pubblico, ma sotto il controllo e sotto l'azione determinante dei cittadini, delle comunità. Questo sarebbe, su questo non voglio entrare, cioè mi toccherebbe in questo momento in realtà approfondire esattamente questo aspetto, no? Illustrare la convenzione di cooperazione tipo che proponiamo nella legge 5. Lo rimando, cioè è possibile leggerla, è possibile studiarla, perché possiamo fare anche tutti gli approfondimenti, ma non mi sembra questo, o non sono nello spirito d'animo utile
a poter parlare di questo. Io credo che si bisogna parlare di un'altra cosa. Io credo che in realtà noi abbiamo vissuto per decenni all'ombra di una Costituzione nata dalla Resistenza Repubblicana che si fondava su un compromesso tra lo Stato borghese classico, fatto di polizia, esercito, magistratura, tribunali e tasse, e un'idea sociale in cui quello stesso Stato, quella stessa Costituzione riconosceva i bisogni dei cittadini come diritti che lo Stato in quanto tale si obbligava a cercare di onorare, a garantire. Questa Costituzione, questo compromesso costituzionale che ha giustificato per 70 anni la gira all'interno dei confini delle logiche dello Stato, è stato disdetto nei poteri forti. La Costituzione repubblicana è stata cancellata nei fatti. Quello che sta facendo il governo Renzi come ultimo atto è la cancellazione dei diritti dei cittadini, di tutti i diritti, che vengono derubricati a bisogni, che devono essere acquistati sul mercato alle condizioni di mercato. E le leggi che una volta erano state scritte a tutela e a garanzia dei diritti dei cittadini, sono trasformate in leggi a tutela degli interessi del capitale investito nella fornitura dei servizi. Questa è la situazione che ci troviamo di fronte. E se questa cosa è estremamente evidente sul piano esattamente della gestione dell'acqua, perché in realtà è l'attacco più aggressivo che viene condotto all'acqua, probabilmente proprio perché sull'acqua 27 milioni di cittadini, più di 27 milioni di cittadini nel 2011 hanno osato dire la loro e dichiarare praticamente che l'acqua doveva essere fuori dal mercato. È proprio sull'acqua che i poteri forti, che il governo Berlusconi Monti Renzi ha agito fin dall'inizio, esattamente per cancellare l'idea di partecipazione di democrazia che i cittadini avevano portato avanti. E lo hanno fatto immediatamente, lo hanno fatto praticamente cancellando, cioè affidando all'autorità per l'energia elettrica e il gas, e da allora il servizio idrico, un'autorità pagata dai gestori, un'autorità pagata ufficialmente da CEA, il governo nazionale del servizio e la determinazione delle tariffe. Lo hanno fatto immediatamente dopo, l'hanno fatto con Blocca Italia, l'hanno fatto praticamente con tutti i processi con cui praticamente ai cittadini, ma alle stesse istituzioni democratiche, cioè soggette all'elezione da parte dei cittadini, è stata sottratta di fatto ogni competenza, ogni diritto, ogni giustizia. Questa cosa è stata fatta in maniera scientifica sull'acqua, ma non riguarda solo l'acqua, questo riguarda tutti i servizi, riguarda tutti i servizi pubblici. Sull'acqua sono andati semplicemente più avanti, ma quando praticamente verrà approvato il Civic Act, noi ci troveremo il fatto, cioè oggi, domani, da ieri è partita il primo processo su mafia capitale. Beh, al di là dei metodi, che cosa faceva Carmine? Faceva profitto su praticamente degli interventi sociali. Bene, il Civic Act si fonda sulla remunerazione del capitale investito nei servizi sociali, cioè quello che Carminati faceva illegalmente con metodi mafiosi, non lo so, diventerà regola, sarà esattamente lo strumento attraverso cui in questo paese verranno fatte le cosiddette politiche sociali. È su questo, è questa l'aggressione che viene fatta, è questa l'aggressione che non è possibile sopportare. E il delitto, quindi, il delitto che questi signori stavano, noi abbiamo lanciato nella campagna, la famosa campagna di obbedienza civile, perché rivendicavamo il fatto di essere dalla parte non solo della ragione,
ma anche della legge da parte del diritto. Bene, questi signori hanno perfezionato il delitto è diventato perfetto, perché quello che era illegale, quello che era inaccettabile, quello che era contrario alla logica e alla lettera della Costituzione è diventato legge. Cioè il diritto non ha più alcun legame con la giustizia in questo paese, il diritto è stato perfezionato. E d'altra parte i comportamenti della magistratura vanno esattamente in questa direzione. Io sono particolarmente incazzato dopo una settimana di silenzio, perché il TAR del Lazio, con una sentenza vergognosa, anzi con una serie di sentenze vergognose, ha dato torto ai pochi sindaci con gli attributi che hanno fatto le ordinanze di immediato riallaccio per i distacchi arbitrari e illegali fatti da CEA, dicendo chiaramente, non entrando nel merito dei distacchi, dicendo chiaramente che l'autorità pubblica, che l'autorità di polizia, perché il sindaco è l'autorità di polizia, perché l'autorità sanitaria, perché il sindaco è l'autorità che garantisce, dovrebbe garantire praticamente la salute pubblica, non hanno titolo e diritto di intervenire nei rapporti commerciali, cioè nell'interesse del gestore economico, che oltretutto gestisce in termini monopolistici un servizio che garantisce un bene indispensabile alla vita come l'acqua. Noi siamo ridotti a questa situazione. Questo è il paese dove stiamo vivendo. Prendiamone atto, perché va bene tutto, però sinceramente io devo dire che domani qui si parli di costituzionalizzazione del diritto all'acqua, mi sembra una cosa al limite della pazza. Io credo che di queste cose bisogna, sia necessario prendere atto, perché se lo Stato è stato ridotto allo Stato borghese originario e sta lì soltanto per garantire lo status quo e i poteri forti, io non sono disposto ad accettare di assoggettarmi alle leggi di questo Stato. E molto semplicemente, quello che come sportello dell'acqua di Frosinone, neanche come comitato, come sportello dell'acqua di Frosinone abbiamo deciso l'altro ieri, in una riunione volante che abbiamo fatto, che noi dobbiamo arrivare ad avere alcune centinaia di utenti. Noi facciamo reclami, vertenze per migliaia e migliaia di utenti, ma questo è un salto pesante quello che chiederemo agli utenti, che diverse centinaia di utenti insieme distacchino il loro contatore e si colleghino direttamente alla rete idrica. Dopodiché i contatori distaccati li porteremo con un camioncino con il pianale sollevabile e li scaricheremo davanti alla sede di Acea. Noi chiederemo ai cittadini di essere renitenti al mercato, di diventare bande di briganti che i diritti sociali se li riprendono, e noi assumeremo il nome glorioso di malfattori, perché se queste sono le leggi, noi ci onoriamo di essere dei malfattori.